Una funivia che collega il santuario di Montallegro con Coreglia Ligure, un parco fluviale e un'oasi faunistica in diversi punti del torrente Lavagna e ancora un penitenziario ad Orero. Sono alcune delle idee trasformate in progetti dagli studenti del corso di laurea magistrale in architettura dell'Università di Genova. Una sessantina di ragazzi che hanno presentato 18 elaborati nel corso di una giornata di studi ospitata dalla Società Economica di Chiavari. A legare il lavoro svolto, i temi del miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo economico e la cura di un territorio, quello della Fontana Buona, in grado di esprimere grandi potenzialità. Prendono spunto da questo territorio per ripensare ad una qualità degli spazi urbani che manca molto in Fontana Buona, per pensare a come riutilizzare questo grande patrimonio di aree industriali dismesse, ma anche per riabitare i versanti, per riportare le persone sui versanti in queste condizioni climaticamente favorevoli, ma dove oggi esistono poche possibilità di insediamento. I giovani possono dare quel qualcosa in più che a volte non ci si aspetta. Ma io credo appunto che il giovane si trovi forse di fronte a un ambiente resettato nel quale immagina. Ecco, noi tante volte siamo portati a vedere le cose già nel senso che abbiamo trovato. Quindi io spero molto in idee e soprattutto spero molto che ci siano le persone interessate a queste idee che possono magari anche finanziarle. In queste idee c'è un futuro, il futuro di un territorio che ha bisogno di credere nelle sue potenzialità. Certo, ha bisogno di credere alle sue potenzialità, ma soprattutto, come io dico ormai da tantissimo tempo, noi dobbiamo sempre di più avvicinare l'entroterra al mare e il mare all'entroterra. Ma non solo, noi dobbiamo cercare di dare vitalità alle giovani leve e questo è il momento clou che dobbiamo farlo e dovremmo farlo anche su tante altre cose.